Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video il regale Pokémon Avalugg è stato placato e la sua furia è terminata. Quindi dobbiamo andare da Soruan e vedere quale altro incarico ha per noi. O meglio, cos'altro c'è da fare? I Pokémon regali sono stati placati e quindi finito tutto. Lo squarcio nel cielo dovrebbe chiudersi a detta di Soruan. O magari ha qualche altra sfida per noi. I Pokémon regali di Hisui erano accecati da una collera funesta, ma sono stati placati. Ignoriamo ancora cosa abbia scatenato in loro quella furia, ma è un sollievo che sia passata. Beh, questo dovrebbe portarci al termine delle nostre avventure, o forse... Tutto ciò che sappiamo sotto conto è che sei precipitato qui da uno squarcio nel cielo. Eppure hai riportato la serenità su questa terra. Da domani la vita tornerà a scorrere normalmente. Rifacellati dalla tovaglia di lino e concediti del meritato riposo. Ricorda, finché il Team Galassia non vivrà in pace e sicurezza, Hisui, il lavoro della squadra di ricerca non può considerarsi concluso. Beh. Buono, no? È fatta. Un altro giorno nel corpo di ricerca. Caro Mr. Rampage, graderemmo i soliti moci di patate, ma in porzioni abbondanti, please. E ci porti anche qualche altra prelibatezza, se non le dispiace. Ma sì, abbiamo salvato il mondo, insomma, quindi ci aspetta una ricompensa lauta. Ora che tutti i Pokémon sono stati placati, è svanita la grave minaccia che incombeva su Hisui. Adesso dobbiamo portare avanti le ricerche, facendo solo attenzione ai Pokémon selvatici. Avevo le mie riserve su placare Avalugg, dato che non aveva causato alcun danno, ma sono lieto che l'esito abbia rasserenato notevolmente gli animi di tutti. Ora come ora, probabilmente un Pokémon regale fuori controllo starebbe attaccando qualcuno se non fosse mai caduto qui Link. Ma tralasciando ciò, non mi spiego proprio come la natura dello squarcio spazio-temporale. Come potremmo fare per farlo sparire? Un momento, se dovesse davvero svanire, Link rimarrebbe bloccato qui. Immagino di sì. Sarà sufficiente proseguire nelle ricerche per avere una risposta. Inoltre, Link, immagino che ormai il villaggio Giubilo sia diventato come una seconda casa per te. Le difficoltà non sono di certo terminate, cari miei giovani. Rammentate che l'obiettivo della squadra di ricerca è completare i Pokédex. Voglio dire, ok che per motivi di storia non viene mai detto se noi abbiamo madre, un padre, nulla di tutto ciò. Però sarebbe giusto accennarlo. O magari il tempo scorre diversamente qui. Magari un giorno qui è un minuto della vita normale nel nostro mondo. Voglio dire, un accenno di qualcosa per farci capire. Giusto per storytelling. Ha ragione, ma con un abile assistente come me a sostenere Link sarà solo una questione di tempo. Assistente, può far bacca. Luce, anche tu sei un eccellente membro della squadra di ricerca. La ringrazio, professore. Ora pensiamo a mangiare a sazietà e a rinvigorire lo spirito in previsione di domani. Boia! E chi è? Krakaboom! Un altro regale si è risvegliato? All'improvviso? La crisi! Bene! Andiamo bene! Ah, tra l'altro ho fatto un cambiamento nel team, per non ripetere lo stesso team di Diamante e Perla alla fine. Oh, che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello! Link! Ora è più forte che mai, vero? Tra l'altro qui vediamo Soruan che è fuori dal suo ufficio e si può andare effettivamente fuori dall'ufficio. C'è un modo per uscire fuori, c'è una porticina e si esce fuori. Lo squarcio spazio-temporale emana una strana energia e il cielo si è tinto di rosso. Il direttore vuole vederti. Recati immediatamente nel suo ufficio. Praticamente ho fatto male a calmare i regali, da quello che sembra.
Perché fino a che non ho calmato i regali, il cielo stava bene, tranquillo. Oh, nefasto, decisamente nefasto. È l'unico modo per definire questo cielo. Sauron, che succede? Non ci avevi convocati per parlare dei Pokémon regali placati? Abbiamo una questione urgente da affrontare. Cleavor e gli altri Pokémon regali erano stati colti da un'inspiegabile collera dopo la caduta di strani fulmini. E i fulmini sono caduti la notte stessa in cui Link è precipitato dal cielo. Non posso fare a meno di pensare che ci sia una qualche connessione. Link, chi sei tu? Uno dei vostri. Questo lo so bene, visto che svolgi i tuoi compiti. Ma la mia domanda è, chi sei tu veramente? Il mio sospetto è che ci sia un nesso tra te, la tua caduta dallo squarcio spazio-temporale e la collera dei Pokémon regali. Non avrai in realtà placato i Pokémon in collera solo per guadagnarti la nostra fiducia? E se è così, per quale motivo? Qual è il tuo vero fine? Io non so niente. Sauron. Cosa vuoi insinuare? Link non ha fatto nulla di male. Giusto, tra l'altro non penso proprio che abbia un potere capace di provocare tutto ciò che è successo. Come fate a essere così sicuri che non abbia alcuna responsabilità? Vi ricordo che è giunto a Isi precipitando dallo squarcio spazio-temporale. Chi ci assicura che non ci stia celando chi è veramente? Chi può provare la sua buona fede? Sauron, ti ricordo che un membro del Team Perla è caduto dallo squarcio spazio-temporale, dovresti saperlo. Ovviamente nessuno, come potremmo provare che Link sia al di sopra di ogni sospetto? Quello che dici è assurdo, stai chiedendo l'impossibile. Cosa vuoi che faccia Link, allora? Indagare su questo fenomeno anomalo. Ma non dovrà farlo in qualità di membro del Team Galassia, bensì come imputato che deve dimostrare la propria innocenza. Nel villaggio Giubilo c'è ancora chi rifida di te, per il semplice fatto che sei caduto dal cielo. E mi pare anche giusto alla fine, alla fine dei conti però. Per tale motivo non posso ammettere oltre la tua presenza qui. Sei espulso dal Team Galassia, finché non avrai scoperto l'origine di questa calamità. O meglio, finché non avrai dimostrato la tua innocenza riportando la pace a Isui, non potrai rimettere piede al villaggio. Sono stato chiaro, caposquadra Selina? Signor sì. Sei senza cuore, come puoi sospettare di Link? Difenderlo non serve. La mia decisione è irrevocabile. Faccio solo ciò che devo in qualità di direttore del Team Galassia. La mia gratitudine per tutto ciò che hai fatto per noi con il tuo grande talento resta immutata. Perciò ti verrà risparmiato l'arresto. Puoi andare. Non posso neanche quindi cambiare Pokémon se vengo bandito. Sei stato espulso dal villaggio. Ma perché? Ormai è deciso. Andiamo. Da questa parte. Cammina, prego. Non è colpa mia, dico sul serio. Voi non commentate, ok. Maru, tu mi credi, vero? No, neanche tu mi credi, vabbè. Sto arrivando, tranquilla. Eccomi. Ma com'è possibile? E che te sacci, zia, che ne so. Non mi guardare, quell'aria brutta. Tutta cattiva. Ma anche io posso crederci, vecchietto. E tu! Proprio tu che ogni volta che passavo lì a prendere le merci mi rompevi le scatole, adesso è pure colpa mia? Ma vergognati, va, vai via. Ogni volta che andavo lì, dai, tu, vita, parlami! E poi io ci parlavo perché sono scemo. Le vostre strade si separano qui. In realtà è perché ho quel completo e quindi a Sauron non piace. E mi ha espulso. Tuttavia, sono stato io ad ammetterlo nella squadra. Per questo lo scorterò personalmente alla base della Landa, dove verrà ufficialmente espulso. Vorrei accompagnarlo anch'io. Anch'io voglio unirmi a voi. Concesso. Siete tutti diretti alla base della Landa, quindi? Bene, siate prudenti.
Tu sempre qui a fare la guardia, non ti sei mai avventurato nella landa, che ne sai com'è là fuori? Il mondo è crudele. Mamma mia, che episodio tenebroso. Tutti incazzati con me, dopo che mi sono fatto il culo per salvarvi. Bella riconoscenza. Il capo questa volta è stato spietato. È stato per suo ordine che ha pregato tutti i Pokémon regali. Concordo, non ha scusanti. Link sarà anche caduto da quello squarcio, ma ritenerlo capace di far diventare rosso il cielo... No, I'm sorry, ma non lo credo possibile. It's intolerable. È antiscientifico. Come uomo di scienza mi imporrò recisamente. Glielo sconsiglio, professore. Difendere Link potrebbe creargli ulteriori problemi. Non credo che converrebbe a nessuno. Tuttavia, c'è chi non dimentica il tuo coraggio e potrebbe volerti offrire proprio aiuto. Damone e Perola, ad esempio. Of course! Il Team Diamante e il Team Perla potrebbero accoglierti di buon grado. Ma temo che Damone e Perola abbiano già fatto ritorno ai loro rispettivi insediamenti. E se per adesso provassimo a cercare Rapan, è probabile che sia all'Arena del Colosso. Cerca di non morire là fuori. È un ordine. Hai il compito di eseguire delle ricerche. Pertanto verrà equipaggiato a dovere. Le persone possono odiarti o apprezzarti. Non è possibile controllare le loro emozioni. L'unica cosa veramente importante è rimanere se stessi. Ricordi quando sulla spiaggia origine ti parlai del mio sogno di completare il Pokédex? Well, non posso sperare di realizzarlo senza di te. Vai a parlare con Rapan. Allora volo, scusami. Quasi un chilometro di strada. Tu... Allora, che storia è questa? Cosa diamine hai combinato? Mai visto che razza di squarcio si è aperto in cielo? Se dovesse cadere un fulmine da lì, nessun Pokémon a Hisui sarebbe al sicuro. Il team per rende subbuglio più totale. Lo sapevo. Da quello squarcio non potevano cadere che disgrazie. Ho bisogno di una mano. Una mano? Beh, se devo essere sincero, parte di me vorrebbe venirti incontro. Ma se lo facessi finirei per causare problemi a Perula. Ti sono grato per aver placato Cleavor e vorrei ripagarti in qualche modo per i tuoi sforzi, ma... ahimè, da solo non posso fare nulla. Forse Rizza saprebbe cosa fare per aiutarti. Lei si fa sempre in quattro per gli altri. Probabilmente si trova a Ponte Eroso. Pare che Rizza sia molto legata a quel luogo. Sono certo che da qualche parte in questa sconfinata terra di Hisui esista un posto anche per te. Lo spero. Vai a parlare con Risa. Ok. Ci vado a piedi. Ah, questo ponticino qui. Sì. Eccomi qua. Spero che questo cielo angosciante torni normale presto. Altrimenti sai che risate. Una vista così inquietante renderebbe nervoso chiunque. Che diavolo sta succedendo? Fallo a sapere. Già, chi lo sa. Il leader mi ha detto che non puoi più tornare al villaggio Giubilo. Peccato che il Team Diamante non possa fare nulla per aiutarti. Proteggerti potrebbe scatenare tensioni tra il Team Diamante e il Team Galassia. E di sicuro l'idea non ti entusiasma, giusto? L'altissimo Weird dirà un occhio di riguardo per te. Per questo mi piacerebbe poterti dare una mano, ma non posso, perdonami. Comunque, io sono convinta che andrà tutto bene. Il tempo sistemerà le cose. E se non lo farà lui, ci penserai tu. Le redini del destino sono in mano tua, ora e per sempre. Tiriamo dei sassi nel lago. Shinx? Sì.
Questa volta Shinx non era aggressivo, però. Ah! Ovunque tu vada, sembra si verifichi un evento inspiegabile dopo l'altro, mio caro amico. Salve, Link. Ti stavo cercando. Perdere un cliente affezionato sarebbe un grosso colpo per i miei affari. Sono già al corrente di tutto. Un buon mercante deve sempre tenersi aggiornato sugli ultimi avvenimenti. Espulso dal Team Galassia e per di più senza un luogo dove trovare asilo. Né presso il Team Diamante né presso il Team Perla. Ma non ti crucciare. Esistono ancora parti di Hisui ignote e più. Lascia che sia occuparmi di te. Conosco un posto che fa esattamente al caso tuo. Chissà. Da questa parte. Ammetto che è un po' fatiscente, ma mi auguro tu possa chiudere un occhio per questa volta. Dove ci troviamo? Fai visita alla signora della dimora remota. Aspetta, la mappa. Oh! Ma... sembra che sia uno squarcio quello vicino al nome di Mora Remota. Ok. Ah, non posso neanche andare in acqua. Certamente. Oh. Ehi! C'è qualcuno lì. Aspetta. No, non mi interrompere. Di nuovo qui a trascorrere i tuoi doveri, Etelo? Il cielo sarà anche cambiato, ma tu non cambi mai. Salve, signora Noesis. Oggi non mi trovo qui per imparare le storie e le leggende di Hisui. Ma... cosa? Ma aspetta! Ma... è Camilla! Ma... oh... ma è Camilla praticamente lei. Ok. Ma perché allora Etelo anche assomiglia a Camilla? Perché com'è possibile due discendenti dello stesso personaggio? Te l'ho già detto, Noesis è più che sufficiente. Chi è questo giovine? Costui è Link, il ragazzo di cui si fa un gran parlare di questi tempi. Ha placato lui la collera dei Pokémon regali. Ora rammento, me ne parlasti già in passato. Povero viandante smarrito nello spazio e nel tempo. Grazie a te, forse riuscirò finalmente ad adempiere il mio compito. E in che senso? Lo squarcio spazio-temporale va chiuso in mantinente, o l'equilibrio spazio-temporale potrebbe essere compromesso. E ciò, viandante smarrito nello spazio e nel tempo, è un'incombenza che spetta a te soltanto. Ma adesso entriamo nel mio eremo. Ci sarà molto di cui discorrere e sarà meglio farlo più comodamente. A meno che questi due non sono legati di sangue, non hanno una parentela di sangue, nonostante Etelo chiami Noesis signora e non mamma o zia o qualcos'altro, vuol dire che non sono relativi. Ma in qualche modo devono esserlo, a meno che... lei non sia veramente Camilla. Perché sennò sarebbe assurdo. Oh, è molto strano, eh. Lo squarcio spazio-temporale è un foro che collega un numero ignoto di dimensioni. E una di esse, molto distante dalla nostra, è quella in cui risiede il Sommo Sinnoh. Del Team Diamante, ma non è nessuno dei due. Dall'antichità più remota al nostro presente, questo è ciò che chiamiamo tempo. Dagli estremi dei quattro punti cardinali a ciò che giace sopra e sotto di noi, questo è ciò che chiamiamo spazio. La via che collega l'oggi al nostro futuro è il dominio del tempo, e tra ciò che giace dinanzi a noi e ciò che ci siamo lasciati alle spalle, tra ciò che ci sovrasta e ciò che resta sotto di noi, lì si trova lo spazio. È solo dall'unione di entrambi che può nascere l'universo, non trovi?
Stare a discutere su quale dei due sia più degno di venerazione, come fanno il Team Diamante e il Team Perla, mi sembra oltremodo sciocco. Sono entrambi essenziali. Non mi stupisce che tu capisca ciò di cui parlo. D'altronde, sei giunto da un'era differente. Prestami dunque attenzione, viandante smarrito nello spazio e nel tempo. Ti spiegherò in cosa consiste la tua incombenza. Ci sono tre laghi qui a Hisui. Il lago Verità, il lago Valore e il lago Arguzia. In ciascuno di essi risiede un Pokémon che si dice incarni una parte dello spirito. Supera le prove che ciascuno di loro ti proporrà e porta i loro doni alle rovine brumose. Lì otterrai la catena rossa che si dice possa tenere insieme il mondo. Mamma mia! Proprio così la storia si intreccia tutta quanta alla fine. Tenere insieme il mondo? Non si tratta dunque di richiudere lo squarcio? Risparmiami quello sguardo, giovanotto. Sto solo riferendo ciò che tramandano gli antichi testi. E qui accrediterebbe ancora di più l'idea che lei sia Camilla. Non posso certo attestarne la veridicità. Anche se però potrebbe venire da un universo differente di Diamante e Perla, lei. È tutto molto strano. Che ciò sia fondato o meno è mio compito tramandarlo. Ah, il fardello dei nostri antenati. È facile creare leggende senza tenere conto dei discendenti che dovranno tramandarle. In ogni caso, ti ho riferito ciò che ti riguarda. Porterai a compimento la tua incombenza? Beh sì. Non c'è nulla di più nobile di riconoscere ciò che il fato ci richiede. Aspetta, c'è una chiamata, eh? Ok, sono apparsi tre laghi e so anche quali sono. L'eremo della signora Noesis è provvisto di un banco per il ferrete, nel caso ti servisse, e se ti trovi a corto di materiali sono più che disposto a fornirteli. Al giusto prezzo, si intende. E il pascolo? Il pascolo, eh! Effettivamente potrebbe essere un grattacapo. Che fare? Cos'è stato? Un Pokémon selvatico deve essere sgattaiolato nel mio eremo. Occupatevene voi da bravi. È sicuramente Abra della signora... signorina... Serina. Pensiamoci noi, Link. Ma signora o signorina? Non sembra avere legami con qualcuno. Quindi magari è signorina. Oh, è un Abra. Da dove si sarà teletrasportato? Guarda un po'. Ha con sé una lettera indirizzata a te, Link. Caro Link, adopera il mio Pokémon come tramite per accedere al pascolo. Ha fatto in modo che i campi base siano a tua completa disposizione. Ho piena fiducia nelle tue abilità di ricercatore. So che riuscirai a mettere velocemente fine a questa situazione critica. Fai attenzione, Serina, capo della squadra di ricerca. Beh, ci credo. Il suo uomo migliore è stato cacciato dal villaggio. Allora, mio caro, buone nuove? Esatto! Tornando a noi, i tre laghi, si prospetta una vera e propria sfacchinata. Se solo ci fosse qualcuno disposto ad aiutarci. Non ti sfugge nulla, Etelo. Immagino che sia un requisito indispensabile a ogni mercante. Per il momento sono riuscito a tranquillizzare la mia gente. I capitani stanno tenendo d'occhio i Pokémon regali, ma al momento è tutto sotto controllo. Quindi eccomi qui. Non fraintendermi, però. Non possiamo comunque aiutarti apertamente. Se dovessimo contravvenire agli ordini di Saruman, i rapporti tra i nostri team potrebbero divenire alquanto complicati. Per farla breve, vogliamo darti una mano, ma senza dare nell'occhio. Quindi ti accompagnerà uno solo di noi. A te la scelta, anche se non c'è storia, su. Cazzatissima Perla quando ha detto anche se non c'è storia. Uno sguardo truce proprio. Allora, in Diamante e Perla... Io ho scelto Team Diamante, quindi ho giocato Pokémon Diamante Lucente, come a suo tempo giocai Pokémon Diamante. Ok, un servizio da te magari prima. No, un teino. Quindi, chi scegliere? Beh, la scelta secondo me è abbastanza ovvia. Vado con Damon. Dialga tutta la vita. Sceglierei me, giusto? Vogliamo ricordare chi ti ha dato il flauto Memordei? L'attraente giovane qui presente, ecco chi. Fammici pensare. No, voglio vedere che cosa mi dice Perula. Sa che sceglierei me.
In fondo sono stato io a portarti gli ingredienti per creare le sperezzane e calmare Cleavor. No, signorina. Mi dispiace, ma sceglierò Damon. Diamante. Lo sapevo, puoi contare su di me, amico mio. E il reggente che è stato scartato, invece? Senti un po', intanto preferirei che usassi un linguaggio un po' più rispettoso. Io mi occuperò di tenere d'occhio Sorwan, forse a me darà retta. Certo, capisco. Bene, allora prego il reggente prescelto di seguirci. Il lago ci aspetta. Spiegherò dettagli strada facendo. Ma di che lago parli? A Isui ce ne sono tre. Non importa, chi ha tempo non aspetti tempo, quindi gambe e spalla. È meglio che non mi faccia vedere in vostra compagnia. Vi aspetterò direttamente sul posto. Mi raccomando, Damon, cerca di non intralciare troppo il povero Link. Questo mi sa che è un dialogo standard che farebbe anche Damon a Perula. Le tre prove dei laghi. Ci sarebbe un quarto lago, ma non ci è dato sapere ancora quale, forse. Ah, tu mi vendi tutto? Ah, noi siamo qui, quindi. Dimora remota. Ma... Guarda un po' in che punto si trova questa dimora remota. Proprio in un punto dove c'è un altro lago. Che strano. Dove vuoi andare? Andiamo a... qua, Landa Ossidiana. A cercare il primo Pokémon, lago... Verità. Intanto uno facciamolo. E tu? No, niente, tranquillo. Allora, apriamo la mappa. Isola Rosa Rugosa. Lago Verità, eccolo qua. Mettiamo il segnalino. Ah, è là. Io spammo B perché va più veloce se spammi B. Invece che tenerlo premuto va più veloce se lo spammi. Vabbè, qua posso anche andare tranquillamente. Bene. Eccoci qui. Sembra che un tempo questa fosse una zona vulcanica. Le eruzioni avrebbero formato una depressione che successivamente si riempì d'acqua, creando così il Lago Verità. Questo luogo è protetto da un Pokémon chiamato Mesprit. Al suo librarsi in volo, negli uomini hanno avuto origine le gioie e le pene che costellano la vita. O almeno così si racconta. Grazie per le emozioni, Mesprit. Che prodigio è mai questo? Quella caverna è comparsa dal nulla. Quindi è quello l'archeosfondo di cui parlava il professore. Forza, Link, entriamo. Non dimentichiamo le parole della signora Noesis. Per poter incontrare Pokémon è d'obbligo dimostrare la propria forza. Le premesse non sono delle più rassicuranti. Dato che Mesprit usa mosse psichiche... Ma metterei Goodra. Ho messo Bravery nel team perché è troppo bello. Questo posto mi lascia senza parole. Ah, ma no, ma dai! Ah, forse il primo Pokémon che ho in squadra! Cioè, nel senso, quello che seleziono. Dinanzi a te si para un Pokémon dall'aria minacciosa. Questa deve essere la prova del Pokémon del lago. È ora di lottare, Link. E allora metto Machamp, perché... faccio un attimo con Zuffa. Tra. Bello. Attacca prima lui, ovvio. Mamma mia che botta. Vai. Buono.
I miei complimenti, Link. Anche se catturate i Pokémon che ha al tuo fianco con delle Pokéball, si vede che vi capita all'istante. Si avverte una presenza misteriosa. Voglio le tue emozioni. Comunica telepaticamente. C'era da aspettarselo. D'altronde questo Pokémon incarna le emozioni umane. Quindi sei precipitato nella terra di Hisui. Cosa hai provato? Perplessità. E com'è stato collaborare con i Pokémon, averli a tuo fianco? Divertente, intrigante. E cosa hai tratto dai momenti che hai condiviso con il Team Diamante e il Team Perla? Il mondo è vasto. E cosa hai pensato quando il Team Galassia ti ha cacciato, costringendoti a vagare da solo? La vita è strana. Ti conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Piuma di Mesprit. Attesta il superamento della prova di Mesprit. Indispensabile per forgiare la catena rossa. Quindi queste sono delle lastre, diciamo, delle piume in questo caso, che il Team Galassia nel presente ha tirato fuori a forza dei Pokémon dei laghi. Mamma mia. Hai comunicato con quel Pokémon senza bisogno di parole. Chissà come ci si sente. Quante cose inspiegabili esistono al mondo. Beh, dopo aver visto il cielo in quello stato dovrei essere pronto a tutto, immagino. Ma bando alle ciance, ci restano ancora due laghi da visitare. Che farò nel prossimo episodio? Non perché non voglio farli ora, ma perché questo episodio si è protratto fin troppo. E non vorrei, appunto, annoiare più di quello che già annoio normalmente, quindi li faremo nel prossimo. Sono lieto che sia andato tutto brillantemente, Link. Certo che ne sai di cose, tu. Non lo nego. Lo devo in parte alla mia professione, ma a onor del vero se mi rifacendo destano la mia curiosità. Quali avvenimenti del passato hanno dato origine al nostro presente? O meglio ancora, da dove sono giunto e dove sono diretto? Vorrei scoprire le mie radici, ecco. In questo siamo simili. Io vorrei sapere cosa ci ha portati a venerare Sommo Sinnoh. Senza contare che non sappiamo nemmeno se sia veramente il... Si tratta di un dilemma invero importante. Desideri tornare all'Eremo Noesis? No, resto qui. Allora ti attenderò lì. Ma devo per forza andare... Cioè, scusami. Devo per forza andare lì? Non posso andare dove mi pare? No, devo per forza andare lì a quanto pare. Vabbè. Allora direi che per questo video è tutto, nel prossimo andrò ad affrontare le altre due prove dei laghi e vedrò che cosa succederà. Io vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, Telegram, Instagram e quant'altro. Se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi, mi fate un grossissimo favore e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Bye bye!